Cronica mi aveva plagiato. A ogni ripristino del tempo nutriva la mia collera e il mio ego, aizzandomi contro Liu Kang. Messo di fronte alla mia fallibilità, mi sono sentito umiliato. Come potevo meritare il titolo di custode del tempo? Per essere un sovrano equanime del tempo, avrei dovuto spogliarmi di ogni umana emozione. Ricorrendo a una potente magia, ho quindi annientato la paura e la collera, preservando solo la razionalità. Ma ho appreso in fretta che la scelta più logica non sempre è la migliore. Affrancata dai contrappesi del cuore e della compassione, la logica non è molto più saggia della rabbia e della paura. Ora sono di nuovo al principio del tempo, ma in questo viaggio nella storia affiancherò l'amore al raziocinio. E questa linea temporale porterà finalmente la pace ai cittadini di ogni regno.